merci d'être avec nous pour ce vernissage de cette très belle exposition dédiée à Gianni Berengo Gardin, un parcours dans les fêtes, les rituels, les fêtes religieuses, les fêtes païennes, les fêtes de famille, les jeux qui ont caractérisé, qui caractérisent la vie de l'Italie tout le long de l'après-guerre, parce qu'il y a des photos qui datent des années 50, des photos qui datent de ces dernières années, donc c'est vraiment un parcours à travers ce monde-là. Noi svolgiamo un'attività in parte anche importante a livello culturale e promuoviamo questo festival che si chiama Dialoghi sull'Uomo. Sono lieto di portare Pistoia a Parigi. Molti di voi non sanno neanche dov'è Pistoia. È una di quelle città di provincia italiane che sono poco conosciute ma che devono essere scoperte. Lavorare con Gianni Berengo Gardin è stato un grandissimo onore. Lui è un grande, uno straordinario maestro della fotografia contemporanea. La cosa abbastanza straordinaria di Gianni Berengo Gardin è che lui racconta tutta l'Italia, proprio tutta. Io lo definisco un fotografo antropologo, nel senso che prima di raccontarci lui osserva, è dentro la festa che l'essere umano è ancora più umano, che l'essere umano svela, come dire, la propria cultura e il proprio attaccamento alla cultura. Roberto Koch dirige la plus importante agence italienne di fotografia, Contrasto, il y a maison d'édition, etc. Donc il connaît très bien la fotografia depuis longtemps, il connaît très bien Gianni Berengo Gardin. Et donc voilà, est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire du travail de Gianni Berengo Gardin en tant que photographe? Credo possiamo dirlo senza dubbio, è il fotografo italiano per antonomasia. È colui che meglio, come diceva anche prima Giulia, ha fotografato e con continuità l'Italia in lungo e in largo, realizzando così forse l'unico vero amplissimo libro di famiglia che possiamo immaginare di avere sull'Italia. Di queste fotografie che Gianni ha realizzato in tanti anni, milioni di fotografie, noi in realtà ne abbiamo bisogno, è un bisogno di cui ci rendiamo conto quando le guardiamo, perché vederle significa scoprire qualcosa che se non ci fosse ci creerebbe un vuoto. Lui ha vissuto alcuni anni a Parigi in cui, anche e soprattutto per la fotografia, è diventato amico in quegli anni di Willy Ronis, di Henri Cartier-Bresson, di Robert Doisneau. Faceva parte della comunità della fotografia, dei fotografi umanisti francesi, perché la fotografia per tutti, ma ovviamente anche per noi italiani che siamo così vicini alla Francia, è il luogo dove la fotografia viene celebrata e resa nota nel modo più giusto. Quindi grazie molte a voi tutti di essere qui e è un piacere anche per Gianni Berengo Gardin.